Buonasera, benvenuti sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio, per chi non è di Peschici chiaramente. Ci ritroviamo, professoressa, ci ritroviamo. Dopo un anno con il tuo dizionario stupendo, un'opera che dovrebbe possedere una qualsiasi famiglia peschiciana, e lo dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo. Grazie. È qualcosa di straordinario, qualcosa che veramente ci dà la possibilità di conoscere il passato attraverso il dialetto, attraverso i sostantivi, gli aggettivi, i vocaboli. Però sei stata talmente brava nel riunire tutti questi lemmi che alla fine è venuto fuori veramente qualcosa di straordinario. Ma questa sera invece siamo qui per l'ultima fatica della professoressa Angela Campanile, che io ricordo sempre con affetto perché è stata la mia preside durante un triennio in cui io ero presidente del consiglio d'istituto. Detto tutto, diciamo che questa è una piccola premessa, una sintesi, siamo in perfetto orario, abbiamo dato un qualche minuto di tolleranza. Volevo intanto presentarvi il tavolo di presidenza. Avete chiaramente sulla mia destra riconosciuto la professoressa Angela Campanile, autrice del libro Aneddoti, ricordi e storie del mio paese, Peschici, che stasera andremo a presentare, andremo a snocciolare con l'ausilio del carissimo Franco Ruggeri, che ho conosciuto telefonicamente ma che ho subito riconosciuto in piazzetta, che ricordo è segretario della sezione di Storia Patria. Ho presentato prima Franco Ruggeri perché ospite di questa piazzetta. E alla mia sinistra un volto noto al pubblico peschiciano, perché oltre ad essere una scrittrice, una ricercatrice, una storica, una professoressa che ha dato molto alla ricerca, è anche la professoressa Teresa Rauzino, presidente del Centro Studi Martella, oltre ad essere il presidente della sezione Gargano Nord di Storia Patria. Quindi, come avete potuto notare, siamo in presenza di due autorevoli rappresentanti di quello che di solito noi chiamiamo il mondo culturale. Non ci spaventiamo, non ci spaventiamo. Dimmi, scusami. Anche Angela fa parte della sezione. Allora, intanto andremo a controllare se ha pagato la tessera dell'ultimo anno, perché se non paghi la tessera, insomma, va bene. Allora, mi fido sulla parola, quindi socia a tutti gli effetti. E fatto questo, diciamo, doveroso, questa presentazione doverosa, io vorrei subito entrare nel vivo di questo libro. Intanto sono un po' di parte. Lo so, perché Michele Lauriola è stato lui che ha sistemato il libro, che l'ha pubblicato, quindi diciamo che editore, giornalista, pure tu hai tanti titoli, dai. Ma io sono un curioso, io mi definisco una persona curiosa, e quando ho letto la bozza di questo libro, subito ho pensato: Peschici è un paese straordinario, perché i paesi non sono solo case, mare, spiaggia, ristoranti, i paesi sono persone, le persone che hanno fatto la storia, che hanno, attenzione, attirato l'attenzione degli altri, perché tante persone costituiscono un paese, ma poi ci sono i personaggi, e quello è lì, sei stata bravissima nel tracciare un po' la vita di questo paese attraverso i personaggi e poi qualcuno
lo sentiremo. Però prima di sentire un po' quello che ci dirà la professoressa Rauzino e il nostro Franco, volevo leggervi giusto due righe. Un tentativo di recupero e successivamente di divulgazione di memorie, storie, aneddoti del mio paese, che il tempo tende inesorabilmente a cancellare. Fonte principale della mia ispirazione è la gente comune. Quella che incontri casualmente per le strade del paese, mentre è indaffarata a svolgere le proprie faccende quotidiane, soprattutto le signore anziane con cui si è condiviso un percorso di vita, volti e voci di persone care che ormai non ci sono più. Con un sorriso e un velo di nostalgia ti ritrovi così a ripercorrere la lunga strada dei ricordi. Ecco, cerchiamo di ripercorrere, magari in sintesi, brevemente, questa lunga strada. Ti rifaccio la domanda che ti ho fatto esattamente un anno fa. Matteo, come ti viene in mente di riprendere sempre e ripartire da quello che poi non è che la vita, questo voler anche raccontare attraverso gli aneddoti personaggi come quello che prima magari mi hai ricordato e poi magari lo citiamo? Cioè, cosa ti spinge, oltre all'amore per la ricerca, l'amore per il ricordo, quello giusto, ma anche la descrizione, la narrazione, il racconto? Ecco. Quello che mi spinge è che non è giusto che tanti personaggi finiscono nel nulla, perché purtroppo hanno vissuto vite molto 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 difficili. Io quello è che sentivo, perché i miei ricordi sono ricordi personali. Io ho vissuto nel negozio di mia madre, che aveva un negozio di tessuti, biancheria, frequentato esclusivamente da donne. Ogni tanto entrava un sarto così velocemente a prendere un po' di fodera, poi tutto il resto erano donne che arrivavano con la calza in mano, arrivavano con le maglie che facevano e venivano non sempre per comprare, si sedevano e si raccontava di storie loro. Questo, dico io, è di vite vissute difficili, perché poi raccontavano anche il loro passato, e quindi non è giusto che questo passato venga dimenticato. Questa è la mia, no, perché io ho vissuto gli anni 70, ho vissuto il periodo del cambiamento e ho visto che le stesse parole, le stesse battute, dopo 4, 5, 6, 7 anni non si dicevano più. E quindi non solo le battute, dico io, allora pure i ricordi, allora tutte queste donne, questi personaggi, nessuno più li conoscerà. Io ho scoperto anche che nessuno conosce la storia di un personaggio grandissimo che noi abbiamo avuto, di Domenicucci, il sindaco, l'ex sindaco, cioè Domenicucci, che è della fine del Settecento, dell'Ottocento, poverino, no? Dalla fine dell'Ottocento, che addirittura si è diplomato al Conservatorio di Firenze in maestro di musica e violinista. No, non lo sapevo, e non è giusto che queste cose non si sappiano. Lui è stato un grande, quindi questa è stata proprio la motivazione per cui ho detto: no, non è giusto che persone simili, come il Cinema Progresso. Il Cinema Progresso è stato istituito da uno che faceva il fabbro. Ho letto, è bellissima quella parte dove tu dici che tutti voi andavate al cinema perché era l'unica finestra che si apriva sul mondo. Io ricordo che andavo gratis perché accompagnavo le coppie, perché i fidanzati ufficialmente non potevano andare manco al cinema da sole, quindi io entravo col biglietto gratis. Un mondo impossibile oggi da raccontare. Però sì, questo tuo tentativo, non voglio dilungarmi, comunque questa è stata la motivazione. Sì. Solo certe cose di cui non possiamo noi dire non sono esistiti, perché fanno parte proprio del nostro vissuto. Ma quindi questo tentativo di recupero per poi divulgarlo, certo, è inutile saperle le cose se poi non vengono, è come un malangamento, se tu lo sai non puoi malangare. E adesso noi ci affidiamo
ci affidiamo alle parole di Stefano, ci affidiamo alle parole di Stefano, perché anche con la musica possiamo ricordare qualcosa. Diamo il tempo a Stefano, l'abbiamo preso in preparato. Sì, le ragazze le coinvolgiamo subito. Sta Mariette che sta venendo, quindi dobbiamo... Sì, le coinvolgiamo subito. Posso prenderla? Adesso, perché dobbiamo anche dargli un microfono, e quindi devo non lo so, decidiamo se dargli un microfono o meno, perché... Perché... Se no si perde tutto, Marietta. Lei vuole venire a questo nostro show, insomma. Va bene. Allora, io direi, ecco, sei pronto, Stefano? No, ti ho trovato impreparato. D'accordo. Allora facciamo così. Facciamo entrare in scena due signorine. Due signore! Sei... Va bene, allora facciamo dopo. Allora, vi presento Michela Tavaglione e Paola Martella, attrici della scenetta che fa Pet ni can. No, si manca una cosa, per carità non l'abbiamo scritto, allora lo aggiungeremo. Ma si manca, ci vuole. Pet ni can, per carità. Beh, ma il dialetto è qui lì, è uno che fa a metà, fa l'intera. Ma Marie, Madonna, come può fare? Ma sei proprio tu, Madonna, come stai stata? Ma stai di più? Il microfono. Come Maria, sono proprio io. Guarda che non mi aveva conosciuto. Non ti aveva conosciuto per niente. Non ti ha mai visto a cuscì finito. Proprio a cuscì con Mara mei, vedi, mi vanno tutta l'aria. Che a me non lo sa ci andava. Non vale manca una quarta, non mi fede manca una quarta di caniglia. Mi si compete a fare tutto conto. Ti hai visto che intranguliava? E dunque, perché ti sei ridotta da stamana? Non è sempre finita a Milano. E Milano mi ha acceso a me con la buona accesa. Te l'aveva detto a te? Lei, non mi posso proprio arricordare. Oh, vai che... Quando va alla sta casa tua, i figli, ce lo so io, danno sta laurea che padava. Grazie a te, negli essere... ma no, non vedo per niente, però... Scusate, ma non ci vedo. Va bene così. Che ne essere un bel cap, accaggiata in rotta. Io pure a cucire c'è il re, mare mei, ma non è così. Maledetto che un giorno che mi sono scordata di tutto il bebe gas, che quando c'è un bebe gas che l'ha mandato. Non ci posso pensare ancora mo. Se hai avuto un appetito piccolo, non succedevano tutti i puttani che sono successi. È stato mei. Proprio brutto che hai urnato. Mano male che mi ha picciato tutta la casa. Mi aveva appicciato solo un morsello da tirluccia. Ah, scritto che qua bella fatta di Teresina, la cucina meglio, eh? Arrabella tu, mon! Arraggia tu, mon! Vedi, ma tu, che prima di mezz'ora, figli, ma già sapevi che gli va appicciata la cassana sana, da a Milano. A Milano? A pesca, che ne vuoi, no sana, mi tu pai da fabdato. Oh, com'era mai da quei giorni ne hai trovato più pace. Figli, ma mi è venuto subito a pigliare. Ha detto che io non avevo più un grado di stare da solo. Tu mi scritta sempre, non di più. E non sei contento che figli ti abbattano. Se ti sono venuto subito a pigliare, ciò significa che ci premono di te. Pur da te ci dici, non dunque è proprio guai il fatto che ci dici. Che nessuno è contento a questo mondo. Che te dici, com'è? Che non mi credi a me?
ci posso accappare. E quello mo ci manca? A me non si intende, fregati come papanella. Come era meglio, però, manca belli e non gli essere creduti. Ogni che non l'aveva visto pure gli essere vittime, che a casa non gli aveva appicciato e che non gli aveva successo niente. Ah, oh, mamma mia, pare che tutti i dammaggi del mondo l'hai fatto io, cui urli. Per non dirlo ci ha appicciato. Scusate, c'era un forte, ma non hai dato il luce, ce ne appiccino tutti il luce, e nessuno ce ne accorge, il luce mi ha ribellato un mondo. Lasciami fatti vetti, che andiamo trascorso. Adung, se non ti fai da come dici tu, che va facendo sto orario per zavirlo? Io ho un cibo, come? E quale municipio? Non sa come municipio ci va di mattina, ma tu mi pare a me, caca, la pezza, con mare baun, non sa che a sto orario non ci sta nulla, hanno aspettato te, Cristiana. Udici tu che non ci sta nulla, se tu che standrai. Oh, senti quanto sta chiunanza tu di me? Madonna, dunque tu non sapi niente che ci fa stasera un municipio. Se ne hai tu sangue, come faccio a saperlo? Madonna, fanno un conto, che mo non tu sai proprio a dici che è. Dici che hanno parlato di cose di pesche che ci dite in nostro. E non ne pure i frustare da faure. E ogni volta una dice a sé, ui. E che abbiamo sto fatto? Saccine! A cui mi hanno detto a cui ti dei? Dici che la figlia di Sene di Romola, la professoressa, ha contato in donno libro tutti i fatti andei. Quelli se ne dai vinto la puttana della mamma che ti crede. Non ti ricordo che là ci accontano tutti tu padre eterno. Agne che quella sono tutti soli in da casa in da puttana della mamma. Quelli avevano casigliani, vivano in da scala, non ti ricordo. I vecchi stavano poco attarandati, so come aspettavano che l'avevano accontato tutti i fatti. Non ti ricordo. Oh, mo ci può? Da barare la legge scriveva, un po' li portava casariana a gli sindani fatti di cristiani. Chi è proprio a uguale che non ha niente che fa per tenere i cani? Sono i cani, è bambola. Cit, che mi sono trovato pure io in urna, da giusto a casa di Giuseppe, a vedere Giuseppe come stava attarandato, a come accontava e diceva tutti i fatti quando aveva stiave giovane, che facevi i reti, come reti fatiavo, che facevo pescatore e fatiavo per la carovana. Ti ricordi la carovana? Oddio! A vedeva ognuno come annuslavano e come domandavano i fatti. Oh, sin da capa fresca che deve tenere questo, che non è mai, che ci ricorda ancora tutti i trascorsi che ci ha fatto chi vecchi, tanti anni fa. Gesù, tu mo si intendendo più? Dici che l'ha scritto per Filippo Segni i fatti. Ah, dunque questi, i fatti suoi, non ne deve tenere in capo per pigliare la cucina longa, beata, yes? Veramente, pure la tua volta l'hanno fatto sti fatti, e dici che gli è stata tanta bella. Gli sti fatti, mo i sento, non mi sono donato. Veramente, manghino. Questa è la prima volta. Tanto che lei è purata, che gli è venuto un nipote, ma me l'ha detto. Chi è sta nipote a te, io? A neanche ne tengo una di un nipote? Io è la figlia di figlia Matumasi, la grossa. Che ti pensi con Rizzo, un uomo? Che quella, la bella da un'ora meglio. L'ha chiamata come il nome che sente in data la novella che ci vedi in data la sia uno dopo magnana, che quella là ci incanta ne capita l'arte in mano. Oh, sinda nome che è, che non drizz. Adunghi hai la prima pauta nell'hanno chiamata Peppinella, come a te. O fatto che ci che è, che ti stai... Sì, figli, sono proprio cian. Fanno come ne mi diaire, come? Sì. Noi abbiamo toccato questo tasto, che io mi sono picchiata una belenata che mi credeva che amava morire. Non te mai, no, si indazziamo, che tutti quelli che hanno avuto, non te mai, che non ti sono meritato un'alma. Fiurte, quando sono belli i nomi che mettono, non vedi che ne sappiamo neanche andrezzamo.
non da pettiano, non diano di strubano, finisce di ciò fatto. Ma non sa ci chiù che diceva, gli pochi ci sono, quando mi disturbo non capisci niente più. Dicevo, ho fatto di nipote, te, che ecco, io sono venuta a casa tua. Oh, sì, io guai. Avagnavano, io venuto a trovare, mi è venuto a dire che uva pure io sul libro. E poi, dici che là è tanta bella, ci sauna e ci canta paura. E che ci deve stare scritto in questo libro? E che ne sa ci? Forse hai fatto canna dici. Perché non dovevi appiccare pure tu un libro? In da casa mia non c'è mai stato un libro. E che la legge non c'è l'uscio per niente, né vedi che al gatengo che mancano tutti i lenti. Qui il moglie è un fatto che non ci vede. Dilla come è un fatto che non si legge. Oh, vedi come si legge tu? Io vedo un'intelligenza straordinaria. Io vado a scuola, io vado a prima, io che mamma pone, io nata sola, mamma ritratta, che la va aiutare. Ma se io continuavo, se andava a ruotare. Ma se io vedo tanta intelligenza come dici tu, ne? Ti imparavo da Saula a leggere e scrivere, e che non ti angucciato manca a te? Ma non è tempo di oggi, A cominciare che manca nascono gli a scuola e ci fanno vecchiare a scuola per quando a scuola stanno. Nipote, ma non ha fatto scuola grossa, nipote, ma non tutta fatica? Oh, e che ti pensi, mo che a scuola, che fanno solo legge e scrive? Oh, ne? Gli mo tanto usaccio che tengo i nipote di tutti i età, Mo gli fanno cantare, gli fanno suonare, gli fanno ballare, gli fanno pettare, gli fanno io qua. Quando c'è una barana, quando da scuola si fa niente, una dunga, si fanno tutti questi casi. Ci imparano. Ci sta un nipote mica fa qua. Che se usano da legge ti fanno fare carne. Legge peggio di un maestro, quello che usa per andare a ruotare. Non ci stanno più i zappi in andare a ruotare. Cosa se non avrà pigliato proprio da te? Ah, e perché tu mi cavolo si dici? Io guarda che non sai legge e scrive, ma ti intelletto cosa per quando ne tengo, Ma mi dica se io sta sera, ma proprio a te ti voglio confrontare, E io mi stessa giovane, ci pie no? E tu non sai che casi non ci trovano via veglia? Beh, sì, io mi va che tu subito veglia, se no non è necessario. Sacci, quando io vedo bello sti fatti andare, quando vanno i tempi di oggi? Tu che io che dici, avvene belli i tempi nostri. Diemmo pure e contente. Gli oggi tengono solite, grandizze e stanno sempre in buscata. I cristiani non possono scucciare labbra. Tu che è che dici? Gli oggi non cantano perché ci sta che cantano e loro sentono. Comare me, io ho tosse che ne farà piavo che i cristiani per cantare. Fammi ricordare spazi andeica. Se noi è capace che trova pure a cominciare di arrumare pure Thais, all'ultimo. Tu vuoi venire? Va tu, in grazia di te. Io mo però faccio come una maupa. Non faccio, sono passata nel municipio, ma il municipio sta tutto chiuso. Però io, visto andare, chiesto andandone, che mi temi i tavolini, i sedie, e che stavo pure Stefano Bagdar. Sì, bella roba, mi fa là, e ma non male. E stanno pure i microfoni. Mi fa là, ma non male che ti è asciuto l'anima, se no mi va a fare fino a là. Beh, non andava niente a me che è in mezzo alla strada, che questa sorta di cavo di cafane, a Stanghius. Vabbè, non è, solo che pur che non diano manca tanta scala, va bene, adunque va a callaia. Io non te lo credo che vengo pure tu. Va tu, che te ne hai capa fresca, io me ne va a capa piazzetta. Vabbè, state qua, dunque, io me ne sono io. Grazie tante. Scusateci, perché non abbiamo avuto modo di provare, scusateci. Non abbiamo imparato niente. Siete bravissime.
questa è una grazie. Sintesi. In realtà possiamo anche alzarci e andare via, perché il libro l'hanno presentato. Le parole grazie. È stato. No, è loro stato... lavorano. Non mi sanno dire di no, però dai. È stato snocciolato in questa scenetta che sicuramente è stata scritta da Angela Campanile, perché è una sintesi di quello che. Cercheremo anche di dire. Adesso un piccolo pezzo musicale, giusto per ricordarci che la storia si tramanda anche con il canto popolare. Stefano Biscotti. Buonasera a tutti, ringrazio, io la chiamo sempre la professoressa Campanile, per l'invito, per me è sempre un piacere. Allora, il primo brano che vi presentiamo, perché lo presentiamo comunque tutti insieme, si chiama A Zuptel, che di Peschi ci capisce cosa significa. Per i nostri turisti, voglio spiegare, posso spiegare giusto due minuti. A Zuptel, la zuppa, adesso fanno la zuppa di pesce, quello che vuole, ma prima si chiamava A Zuptel perché arrangiavano sugli scogli alcuni frutti di mare, tipo la cozza patella, i buscarel, che non ne vedo più in giro, io li prendo quando vado sugli scogli, che sono delle lumachine di mare che davano un sapore alla zuppa in modo molto molto particolare. E i plaus, forse è slavo questa parola, no? Che sono dei granchi rossi che hanno una carne meglio della ragosta. Comunque questo brano parla ecco, abbiamo anche l'assistente Paolo, grazie mille. Questo brano parla che un marito, un signore, all'alba scende allo scalandrone. Prima, cioè, lo scalandrone lo trovate sulla vostra sinistra, era da questa parte di Peschici, giù sotto le, dopo il castello, insomma. È andato a pescare il buon mattino per arrangiare quello che dovevano fare poi a pranzo con la moglie. Arrangiato questa zuppetta, pelose, cozze patelle, buscarel, l'ha portata a casa per farle preparare la moglie. La moglie sì l'ha preparata, ma il finale ve lo lascio ascoltare, non ve lo dico. Le donne. Una mattina bella e buona, son crescendo scalandrone. Mi son fatte due patelle, due plause e buscarelle. E venute, e son caiute, a patate, me ne so aiute. A già fatte, mezza indianate, son straccuate, e son settate. So avvezzate, so beiate. Fino a casa son carruate, agliatite, a rusenelle, che cucinma sta zuppetelle, agliatite, a rusenelle, che cucinma sta zuppetelle. Con le mani, la lavate e pulizzate, soffo fuoco lamminate. Mentre a casa pulizzava da tielle e scurtate, mezze giorne e arruate, da tielle e appicciate, e arruate, l'umarete, che nu grande, lo sapete, e indufa, du menestra, a capo a capo. Niente ci sta, mi chiede a me che ha combinato a zuppetelle, ma rovinate, mi chiede a me che ha combinato a zuppetelle, ma rovinate. Fermi, ecco a Ingevocca, da me che non già fedà. Grazie. Finale, diciamo che per molte donne non è proprio il massimo, insomma, è stato gradito poco. Sì. Va bene, la commedia, la musica, la canzone popolare, però
Adesso arriviamo proprio nel vivo di questo libro, che in realtà non tratta solo di personaggi o di vicende, ma ci sono un sacco di aneddoti. Prima sentivo parlare del nome che si dava al bambino, si dava, poteva essere motivo di rottura, addirittura si rompevano liti in famiglia. Però, Teresa, una cosa importante che dobbiamo sottolineare è che prima del turismo, prima del grande avvento del turismo, i nostri paesi erano dei paesi poveri. Il lavoro era un lavoro occasionale, pochi potevano permettersi il lusso di una vitaggiata, si lavorava la giornata, insomma era un po' lo specchio del sud, ma in particolare nei paesi dell'entroterra. Non è così per i paesi marittimi. Cos'è successo? Cos'è successo dopo l'avvento del turismo? Allora, buonasera a tutti. De Pesti ci contraddistingue perché è uno dei paesi più frequentati dai viaggiatori, i quali ci hanno lasciato traccia e hanno raccontato Peschici vista dal loro punto di vista, così come Angela ci ha raccontato nei suoi libri, nel suo vocabolario, la sua visione del nostro paese, usando in primis il dialetto, perché questo dialetto io lo qualificherei proprio come genius loci, cioè il genio del luogo, perché il peschiciano è un dialetto di origine slava, molto musicale insieme a quello di Vico, con cui si apparenta, perché Peschici e Vico sono ambedue due colonie slave. Quindi ha attirato tanti scrittori, pittori, giornalisti. Il giornalista che più si è soffermato a raccontare Peschici e il suo Gargano magico è stato Francesco Rosso. Francesco Rosso era un giornalista della Stampa di Torino e nel suo periodo d'oro, quando non andava in giro per il mondo perché era proprio l'inviato speciale in tutti i teatri di guerra mondiali, viene a Peschici. Peschici gli sembra un luogo dove trovare finalmente il riposo, la pace, perché proprio dialogando con la gente del luogo, oltre che con gli altri pittori, perché lui era amico di Romano Conversano, era amico di Manlio Cuberti, era amico di tanti che vivevano qui e avevano scelto Peschici come atelier di studio, come luogo dove riposare, un bel rifugio, diciamo, un buon ritiro, si diceva nel linguaggio loro. E allora che cosa ci racconta Francesco Rosso? Un po' come Angela si sofferma su queste donne che restano sole perché i mariti sono emigrati all'estero, sono andati via. Si sofferma sui bambini, sui bellissimi bambini del Gargano. E qui c'è una frase molto bella che riguarda proprio Peschici, cioè voglio ricordarla un attimo. Ecco. I bambini cosa fanno? Appena vedono un forestiero gli si affollano vicino con la speranza di avere una piccola mangia. Allora a Francesco Rosso lo portano proprio sulla ripa del castello, cioè alla rupe, sul ronchione che sta proprio in fondo a Peschici. Quindi tutti questi bambini pronti a fargli da guida lo conducono sul ronchione proteso nel vuoto, sotto a più di 100 metri. Il mare schiuma con violenza contro la montagna nera come l'Ardesia. Il precipizio del castello allora era una meravigliosa pedana per il folle volo di Icaro. I bambini attendono la ricompensa, con le manine protese e vocette agre che gridano sempre più forte. Due uomini li rimproverano e gli dicono: in questo modo i forestieri li fate fuggire. E i bambini cosa dicono? Vabbè, continuano ancora, non demordono, finché Francesco Rosso dà loro delle monetine. Poi ecco cosa raccontano a Francesco Rosso i genitori. Dicono: siamo ricchi solo di bimbi, li confidano.
specialmente i pescatori alla dinamite. Questo Angela forse non hai avuto alcuna testimonianza, però c'erano i pescatori di frodo che usavano chiaramente le bombe per prendere più pesce possibile. E poi ce le stavano sotto, perché molti scoppiavano in mano queste bombe e succedeva quello che non doveva succedere, cioè si ferivano. Però ecco, quando uscivano in barca, questi uomini portavano con loro le immagini della Madonna e dei santi protettori, perché li aiutassero a pescare bene e a satollare tutte quelle bocche di bimbe chiuse dal sonno. Angela, questa immagine di buttare le immaginette a mare per proteggere appunto la pesca, la buona riuscita, il ritorno a casa, ecco, dei pescatori, l'hai raccontata pure in Peschici nei ricordi, ma anche in questo libro. Sì, e mi ha molto colpita questa immagine. Soprattutto quando cambiava vento e il mare cominciava a diventare molto molto burrascoso. Sì. Si correva subito con i sandini, si buttavano al mare. Sì, questo è raccontato anche. Sì. Praticamente questi e questi bimbi che stavano tutti in strada, la strada era la sala grande delle case, dove tutti quanti noi ci mettevamo insieme, cioè le nostre nonne stavano con l'uncinetto, oppure facevano le calze, le nostre mamme ricamavano, c'erano le ragazze dal marito che ricamavano, e noi giocavamo lì fuori tutti quanti insieme, cioè uniti da una solidarietà che si manifestava anche quando si faceva poi la salsa, cioè, oppure quando c'erano questi grandi falò che si preparavano, le fanoie, alla vigilia delle varie feste, specialmente alla vigilia dell'Immacolata, di San Michele. Quindi erano praticamente... Quindi l'emigrazione era veramente la piaga del Sud, e Francesco Rosso si sofferma e dice che praticamente lasciavano alle mogli, quando andavano via, il ricordo del loro passaggio con l'attesa di una nuova maternità. Cioè praticamente, e ritornavano a Bologna, a Milano, Torino, Lione, Amburgo, Berna, a consolare altre compagne, perché chiaramente poi non restavano soli durante l'emigrazione. Succedeva pure che quando tornavano a casa queste compagne raccoglievano dei vestitini da portare, da riempire le valigie e portare a Peschici. Io mi ricordo che questa scena me la ricordo bene, quando arrivavano dalla Germania gli zii, portavano queste valigie e noi andavamo a prenderci vestitini, le scarpe, perché erano nuovi, un po' come succedeva con le cenci americane ai mercati, ancora oggi succede questa cosa qua. Quindi, quello che racconta Angela nel libro è validato proprio da questo reportage che Francesco Rosso dagli anni dal 58 in poi fa. È molto bello poi a un certo punto, quando praticamente lui torna nel 60, prima viene nel 58, poi nel 61 vede che molto è cambiato, le cose sono cambiate in 3 anni. Gli italiani hanno scoperto il Gargano, ma soltanto passata la prima foga per una vacanza mordi e fuggi. Un po' quello che succede oggi, in cui i giorni di vacanza si sono accorciati, prima stavano mesi e mesi, cioè veramente stavano tutta la stagione. Però ecco, che cosa rimpiange Francesco Rosso? Il turismo d'élite, quello che ora si cerca di ripristinare. Però teniamo conto che allora Peschici aveva pochissimi alberghi, ora tra case vacanze, alberghi vari, cioè il numero di vacanzieri che viene ora è molto più numeroso. Chiaramente bisogna vedere bene quale target, cioè che offre ospitalità deve offrire, se per le famiglie, se per questi ricchi. Però ecco, c'è da dire pure questo, che già Francesco Rosso notava che venivano a settembre tutti questi turisti stranieri in particolare, e insieme ai milanesi e ai torinesi
quindi affittavano questi alberghi che poi erano pochi. In quel periodo viene costruito anche l'hotel Gusmai, era in atto un progetto per costruire una città per ferie per 20.000 persone, addirittura proprio sempre nella zona di Gusmai, che per fortuna poi il piano non si realizzò, perché sarebbe stata una cementificazione che oggi insomma ci sembrerebbe assurda. E alla fine però, ecco, di questa venuta di Francesco Rosso c'è l'ultimo, quando praticamente arriva negli ultimi anni e vede questi incendi, e vede che c'è a Manfredonia, è stato costruita la fabbrica dell'Enichem, e quindi il grido d'allarme per il Gargano lui lo lancia dalle colonne proprio del suo giornale, e specialmente ci dice, perché sta a Peschici e quindi i roghi erano all'ordine del giorno, e dice: lo sperone d'Italia è tutto un rogo, le sue pinete folte e resinose svaporano in fumo, in pochi istanti di fiamma va in fiamma la vera ricchezza del Gargano, i suoi boschi si riducono in cenere. E gli si chiede: tutti incendi per autocombustione? E risponde, la risposta se la dà lui stessa: quasi certamente tutti dolosi, e dà pure le sue spiegazioni, dicendo che tutti sperano di poterci costruire qualche struttura, chiaramente. Ora c'è una legge che lo impedisce, per cui nei territori che sono stati toccati dagli incendi è vietato costruire, non so per quanti anni. 10 anni. Quindi diciamo questa cosa qui. Ecco, poi alla fine c'è questa, cioè Francesco Rosso si rende conto che quando torna qui a Peschici, tutti i suoi amici peschiciani che insieme a Conversano avevano sollecitato proprio ad aprire i primi ristoranti, i primi alberghi, e fa proprio i nomi di Mattea, Celestina, Peppino, Rocco, Elia. Praticamente non gli danno retta perché sono troppo indaffarati, c'è troppo pieno di turismo, quindi non trovano i tempi lunghi che trovavano da settembre in poi. E quindi Romano Conversano è un po', cioè dice che i peschiciani hanno perso un po' l'anima, quell'anima che aveva attirato proprio questi viaggiatori stranieri, ed era l'ospitalità, la semplicità, cioè la grandezza d'animo nonostante la povertà. Si ospitavano nelle case. Sì, si ospitavano nelle case. Le case restavano, mamma ha perso l'oro perché ha affittato e non ha tolto niente, quindi lei si è fidata. Quando cercava l'oro non c'era più. Certo. Perché tutti quanti noi, io ricordo pure mia madre, affittava i turisti, cioè da quando ha costruito la casa, la prima estate, con i turisti. E noi ci siamo pagati l'università proprio aiutando mamma. Ma come se fossero stati parenti, cioè sì, non è che venivano trattati, questo no, è il problema. Si mangiava insieme, tutti insieme, come una grande famiglia, ed era questo il valore aggiunto del turismo di quel tempo, che questi scrittori, questi viaggiatori rimpiangono, perché Peschici aveva perso tutto proprio con questo turismo di massa, dove praticamente non c'era più spazio per niente, e quindi i luoghi dell'anima erano diventati non luoghi, perché praticamente c'era tutto questo flusso di gente e non ci si parlava più, come invece succedeva alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60. Quindi attenzione, cioè ci può essere il turismo di massa, è auspicabile, però se uno cerca il turismo d'élite, inutile che si illude che costruendo una struttura possa attirare i turisti d'élite. Loro non hanno bisogno della struttura, ma dell'anima del luogo che comprende tutto, e questo oggi come oggi è un'utopia, perché tutto è cambiato e tornare indietro forse non è più possibile. Ecco,
volevo dire questa cosa qua, quindi praticamente leggendo questi reportage io ritrovo un po' tutto quello che Angela poi ha raccontato facendo parlare i personaggi e dando ad ognuno questo genius loci, cioè lo spirito dei luoghi. Grazie, grazie Teresa. E ci sarebbe da riflettere, da discutere, non è questo diciamo il momento, ma hai dato l'input per un dibattito serio, perché il cambiamento in realtà è anche, diciamo, se vogliamo, un po' quello che ha cambiato il mondo. Però rimaniamo sul nostro tema. Hai parlato di personaggi, è bellissimo anche ricordare i mestieri, no, dell'epoca. Tra l'altro vi voglio ricordare che il libro si può acquistare da quella parte, c'è quel signore con i baffi che mi ha chiesto, è un'altra signora con i capelli biondi che mi hanno detto che mi avrebbero offerto un caffè se facevo un po' di pubblicità. Va bene, diamo anche un prezzo, diciamo, promozione per il lancio, per la giornata di presentazione. Quindi mi piace l'idea, cioè il ragionamento di Teresa è sicuramente da riprendere, bisognerebbe riprendere questo tema. Però è anche vero che Franco dovrebbe un po' dipingerci qualche personaggio che ti ha colpito, che hai trovato interessante, perché poi ci sarà il marito del il marito di Angela, che si chiama Ferrone, Vincenzo Ferrone, che poi mi sbaglio sempre con Perrone, ma è Ferrone, che ci racconterà una cosa bella, una storiella, un'altra cosa interessante. Ma prima volevo sentire Franco, che cosa ti ha colpito, qual è la figura che più alimenta, diciamo, un tuo pensiero positivo. Buonasera a tutti. Volevo intanto, mi sono già complimentato per Angela per quello che lei ha scritto, ma volevo focalizzare l'attenzione su un fatto. Noi ricorderemo i nostri genitori, ma i nostri nipoti forse non li ricorderanno. Che significa? Che il ricordo è di una generazione, massimo due. E allora corre l'obbligo di scrivere le cose importanti. Allora perché? Io farei una domanda ad Angela. Angela, perché sei diventata scrittrice? Ti do la risposta, ma non te la do io in realtà. Te la faccio dare da un grande scrittore sudamericano cileno, uno dei più grandi scrittori al mondo, morto all'inizio degli anni 2000, Francisco Goloane, che disse: io sono diventato scrittore per nostalgia del mio mare, della mia terra, della mia gente, perché aveva capito che nel giro di poco tempo di loro non sarebbe rimasta neanche la memoria delle loro storie, delle loro vicende. E allora noi ci dobbiamo fare un'altra domanda: ma la storia che cos'è? Angela ha scritto una grande storia. Che cos'è la storia? È l'insieme delle nostre vite. Le nostre vite insieme formano la storia. Quanti peschiciani e viestani e garganici hanno combattuto sul Carso alla prima guerra mondiale per l'indipendenza di Trieste e di Trento? Lo ricordano in pochi. Le loro vite sono la storia, che hanno scritto la grande storia. Quindi quelle che possono sembrare, tra virgolette, piccole storie raccontate da Angela, no? Sono grandi storie che formano la storia di questa comunità, che insieme ad altre comunità formano la storia nazionale di una nazione. Mi è piaciuto molto, e ti racconto poi gli episodi che mi sono piaciuti di più, che mi hai chiesto. Mi è piaciuto molto il fatto che Angela abbia scritto le cose fondamentali di questo libro in lingua, in idioma peschiciano.
Beh, è una sua caratteristica. E poi l'ha tradotto. Sì. L'ha tradotto in italiano. È bellissimo. Certo. Proprio perché dice, perché l'autenticità di questi fatti sta nella lingua in cui sono avvenuti. E quindi lei ha fatto bene a scriverli così. Certo, sarà un po' difficile per i forestieri, ma anche per me Viestano leggere, ma poi con un po' di esperienza di amici che ho, riesco, dopo un po' di tempo ti abitui. E veniamo a ciò che mi ha colpito di più, che poi mi ha riportato a similitudini di vita a Vieste, gli orti di Peschici, quelli della pianura, vicino al mare, anzi sul mare, li avevamo anche noi. Ed Angela descrive bene un fatto che non esiste più, forse raramente sarà capitato che ne resta ancora uno, i pozzi peschiciani, degli orti peschiciani, i pozzi quadrati, i pozzi di superficie. Sono una rarità geologica, ma caratteristica degli orti di Peschici. E poi li descrive così bene con i canniz, con il fatto che da questi pozzi l'acqua non si doveva prendere tutta di fretta, se no si sarebbe prosciugato subito, ma bisognava dargli tempo per riempirsi di nuovo e alla sera dare di nuovo l'acqua alle piante una per una con i quartieri. No, non si usa, da noi questa parola non c'è. Questo pozzo quadrato di Peschici mi ha riportato subito alla mente al giardino del fratello di mio nonno, Nunziante, che aveva il pozzo quadrato. Ma per noi bambini era vietato avvicinarsi, poteva essere pericoloso. Poteva essere. E lui ci cresceva i capitoni, forse anche a Peschici, ci cresceva i capitoni durante l'anno, che poi catturava. Li faceva crescere, li catturava sotto Natale per fare feste. Quindi questo racconto degli orti di Peschici veramente è un racconto di storie, perché poi l'ortolano era schiavo della sua terra quando era di sua proprietà. Immaginiamo quando l'orto era d'affitto, era due volte schiavo. L'altro racconto che mi ha colpito molto, sempre per similitudini a fatti capitati a Vieste, è la storia di Giovanni Utrabuchista, di questo personaggio che era abilissimo nel non camminare sulla trave di sulle antenne, di correre addirittura. Spiega un po' il trabucco che cos'è. Il trabucco è un'architettura senza architetti, questo è il trabucco, è una macchina ingegnosa creata dall'intelligenza dell'uomo umile, semplice, che non ha fatto studi universitari, ma che conosceva le basi del calcolo, conosceva i materiali e realizzava questa macchina ingegnosa. Era uno strumento di pesca. Di pesca, uno strumento per pescare dalla roccia, quindi senza avventurarsi nel mare che poteva essere pericoloso. E quindi si costruiva questa palafitta con a Peschici ce ne sono ancora tanti, per fortuna, anche a Vieste, questa palafitta che aveva due antenne giganti e due minori, che la fanno sembrare quasi un le antenne di una ragosta. Ma che cosa ti ha colpito di questo personaggio? Di questo personaggio mi ha colpito la vicenda umana. La vicenda umana, perché lui che viveva sul trabucco, che viveva di trabucco, esperto, sicuro di sé, addirittura a volte per così farsi del vanto verso gli amici, lo percorreva le antenne con gli occhi bendati. Quindi sfidava addirittura. Però in un giorno di tempesta, probabilmente le antenne erano umide, è scivolato in mare e non l'hanno più trovato. E il dramma è che la moglie Chilina,
ritornava ogni giorno sul trabocco a osservare il mare, aspettare il marito. I peschiciani si sono dati da fare per cercarlo per giorni, ma Giovanni non avrà resistito molto, avrà perso la vita subito. Ed è stato dopo giorni, le correnti l'hanno portato verso Vieste ed è stato ritrovato lì. E lasciò la moglie con un grande dolore e con tanti figli. La stessa storia che è successa a Vieste a Ferdinando Vinaccia, che è morto pure lui sul trabucco e ha lasciato 10 figli. Quindi le stesse storie. Allora il trabucco oggi noi lo vediamo come una cosa, e io vedo Matteo, il caro Matteo Fasanella, che ha perso un fratello di recente. Noi vediamo oggi il trabucco come una cosa bella, un'attrazione turistica, un contesto bello, bellissimo, ma dietro, almeno, ma ancora oggi nei nostri giorni, ci sono tante di queste storie particolari che lasciano il segno. E vorrei concludere questo mio intervento dicendo: guardate che Angela ha scritto delle testimonianze. La vostra eredità sta qui, l'eredità dei peschiciani, di Peschici, come l'hanno fatto a Vieste altri autori, come l'ha fatto anche Teresa, e questo è il grande merito, la nostalgia del mare, della terra e della sua gente. Vorrei chiudere con un particolare. Io e qui c'è anche mia sorella, siamo viestani di 7 generazioni, oltre 7 generazioni. E a Peschici c'è l'usanza di dire che con il San Giovanni, il San Juan, si diventa parenti per 7 generazioni, più di parenti. E allora io per 7 generazioni sarò peschiciano, e vi racconto perché. Perché papà fece da testimone di nozze a Ottavio Rauzino, un cugino di Teresa, con cui ci sono stati e ci sono ancora rapporti intensi, e oggi ho conosciuto il nipote di Ottavio. Quindi questa parentela diversa, che nelle città, soprattutto del nord, non esiste, nel sud sì, questa parentela non di sangue, non di legge, ma di San Giovanni, cioè che riceve l'imprimatur del sacro in quanto si è testimoni, si è padrini nel battesimo o nella cresima o testimoni di nozze, come fece Giovanni il Battista verso Gesù nel momento del battesimo sul Giordano. E Angela lo ha scritto. Questa è la vostra tradizione, la vostra anima. Che è vero, il turismo ha cancellato, ce lo sta facendo dimenticare, ma il merito di questi libri è che dopo che questi fatti, che i giovani, quantomeno i giovani, non li conoscono, adesso lo sanno e non li possono dimenticare. Grazie Franco. Grazie per l'attenzione. La parte sensibile di Franco è venuta fuori e è andata oltre il cuore. Ho detto ad Angela, ti colpirò. Ecco. Spero che ti abbia colpito. Ecco. Perché tu hai colpito me. Va bene. Vincenzo è pronto. Diciamo che è difficile mettere insieme un paese con tutto quello che poi alla fine viene fuori dai personaggi, dalle storie, dagli aneddoti. Due cose però volevo dirti, ma così velocemente. Franco prima parlava dei giovani che non capirebbero o non capiranno mai alcuni scritti, qualcosa che per loro è impensabile. E stavo pensando a due cose importanti, l'ambasciata e la fuitina, che sono due aspetti straordinari della vita fino a 40 anni, 50 anni fa.
non solo non esistono più, ma si è perso proprio il senso della famiglia. Si è perso in maniera così estrema che la fuitina potrebbe essere la... l'attuale convivenza. No, ma potrebbe essere utilizzato per un film. Cioè io ci vedrei un film, una cosa impensabile. E chiudo perché Vincenzo ci deve raccontare di un personaggio. Sì, c'ha una canzone Stefano e noi a Stefano gli diamo il microfono sicuramente e Pavi da Fontanet, oimà che passo sì, no, oimà che passo sì, anche perché bisogna stare attenti, se no qui si diventa un conflitto tra Vico e Peschici, non sia mai. Va bene, questa è una canzone che molti conosceranno perché Matteo Salvatore l'ha portata in tutte le piazze del Gargano, ma Stefano la farà diventare un po' più peschiciana. Grazie Michele. Sì, sì, è peschiciana. Allora, oimà che passo zitti, mi collego a quello che stava dicendo Michele. Questo brano, io ringrazio sempre i cantori di Peschici, ne cito qualcuno, Mami, lo chiamavano Mami Trappaone, Mimi Biscotti, era un soprannome, ha fatto la storia delle canzoni popolari, Matteo può confermare, Mimi Lancianese, dell'edicola. Io ero piccolino, ascoltavo loro questi. E Cicillo che era paroliere pure. Cicillo Mastenin, il papà di Nicola Piracci. Sì. Erano tutti personaggi nel centro storico, dove noi abbiamo un ristorante. Io ero piccolino, andavo ad ascoltare i brani, c'era anche Matteo Colmando, ascoltavo i brani di queste persone storiche di Peschici. Poi mi sono rimasto impresso e così in queste occasioni li tiro fuori. Oi ma che passo sente, parla della complicità tra mamma e figlia. Complicità che la figlia non trova nella figura paterna, perché magari i papà di prima erano un po' più rigidi. Allora, questa canzone parla della complicità di trovare alla figlia un fidanzato, farlo entrare in casa, invitarlo a pranzo, farlo bere e poi farlo riposare a letto. Poi la figlia andava anche lei a letto, ma senza così, solo a riposare anche lei. Ma dal momento in cui la figlia era andata a riposare con questo fidanzato in casa, si doveva fare il fidanzamento obbligatorio, non si poteva più sfuggire. Quindi, oimà che pass uzit, mamma sta passando il mio fidanzato. Ascoltate il brano. Dovete aiutarmi almeno nel ritornello che fa così, bim bum bam, bim bum bam, è facile il testo. Oi ma che passo siete, bim bum bam, oi ma che passo siete, bim bum bam, rap la porta e fa le tracincore, ci avesse a muina, rap la porta e fa le tracincore, ci avesse a muina. Voi ma che è trasciute, bim bum bam, voi ma che è trasciute, bim bum bam. Pila sedia e fa la sezzangor, ci avessa muina, pila sedia e fa la sezzangor, ci avessa muina. Voi ma che è settate, bim bum bam. Poi ma che è settata, bim bum bam. Pilo piatto e fa la magna, ancora ci avesse a mulina. Pilo piatto e fa la magna, ancora ci avesse a mulina. Poi ma che ha magnate, bim bum bam. Poi ma che ha magnate, bim bum bam. Più bucare fa le trincangor, ci avesse a muina. Più bucare fa le trincangor, ci avesse a muina. Poi ma che ha trincate, bim bum bam. Poi ma che ha trincate, bim bum bam. Scungi ruletta fa le cucuangor, ci avesse a muina.
scongi l'uletta, fa lo cuco, ancora ci avessa muina. Voi ma che è cucuate, bim bum bam. Voi ma che è cucuate, bim bum bam. Spugite cucate pure tu, ancora ci avessa muina. Spugite cucate pure tu, ancora ci avessa muina. Voi ma che so cucuate, bim bum bam. Voi ma che so cucuate, bim bum bam. Figlia me se mare tate e lu fesse la truat. Figlia me se mare tate e lu fesse la truat. Bim bum ba, bim bum ba. Bim bum ba, bim bum ba. Grazie. Vabbè, Stefano. Stefano in realtà ha tradotto, insomma, quello che possiamo trovare nel tuo libro. E come vedi, i personaggi poi alla fine sono riconosciuti dal soprannome, quindi l'elemento del soprannome ricorre sempre nel Sud, come in tanti altri personaggi del Gargano. Insomma, prima dicevamo attenzione a non fare differenza fra Vico e Pesci, in realtà molte canzoni sono comuni, frutto della tradizione popolare. Vincenzo, qual è il tuo personaggio, il suo soprannome che tanto ti ha colpito da dedicargli una lettura? Veramente ne sono due. Ah, ne sono due. Uno è... C'è anche Cicca. Qui lo sconto, due al prezzo di uno. Uno è Cicca Madonna Urita. Ah, ecco. Quindi è un personaggio... Anche la parte religiosa adesso. Sì, certo, certo. Certo. Negli anni 50 apparve a Peschici Cicca, un anziano che non si sapeva bene da dove venisse. Chi diceva da Vico, chi da Vieste e chi da non si sa dove. Con il beneplacito dell'arciprete di allora, Don Fabrizio Losito, poiché non aveva un posto dove stare, Cicca si sistemò nella piccola stanza, quella che si trova al piano superiore, vicino alla campana della chiesa della Madonna di Loreto. Da quel momento per tutti divenne Cicca a Madonna Urita. Visse qui una vita da eremita che avvenne fino alla morte, che avvenne negli anni 70. Era un uomo buono, discreto, viveva di elemosine. Dietro la chiesa coltivava un orticello, allevava anche qualche gallina che gli dava la possibilità di vendere delle uova quando era possibile, poiché non sempre le uova riusciva a venderle a Peschici, perché a Peschici in quegli anni tutti in casa avevano delle galline. Di tanto in tanto Cicca scendeva a paese con una vecchia bisaccia appoggiata su una spalla e una bottiglia nella mano per l'olio in cui era inserito nel collo un imbuto. Allora girava per le case fermandosi sull'uscio aspettando che qualcuno gli desse qualcosa. Lui non chiedeva mai niente, ma non tornava mai a mani vuote nel suo rifugio alla Madonna di Loreto. Cicca presto divenne anche lo spauracchio dei bambini capricciosi. Le mamme infatti, disperate per i capricci dei figli, spesso li minacciavano con te fa portare da Cicca in da Versace, se ne avvenire. Scusate il mio dialetto. E così i bambini, quando scorgevano da lontano Cecco, che veniva in paese, incuriositi, impauriti, si tenevano all'inizio accuratamente alla distanza da lui, ma allo stesso tempo non lo perdevano mai di vista, attendi per vedere se qualche bambino finisse veramente in quella sua grossa Versace. Essi, i bambini, non nascondevano un certo sollievo ogni qualvolta il povero uomo si dirigeva verso la salita del cimitero per andare fuori dal paese e tornare a casa sua. Cecco cercava di dimostrare in mille modi la sua gratitudine al paese che l'aveva adottato,
teneva infatti la chiesa della Madonna di Loreto pulita, cercava di tenerla anche aperta, specialmente il sabato, quando qualcuno andava fin lassù per pregare la Madonna. Comunque, era sempre lì, notte e giorno, come un guardiano. Visse in solitudine per molti anni, di tanto in tanto alcuni contemponi andavano a trovarlo più per farsi una risata innocente che per fargli compagnia, visto che cieco era semplice e un credulone. Furono proprio loro che un giorno decisero che cieco non poteva più stare da solo e bisognava quindi cercargli una moglie. L'impresa non fu facile, ma alla fine riuscirono a trovare una vecchietta scarna, malandata, che accettò di diventare la moglie di cieco, che da parte sua era felice di poter condividere con qualcuno la sua solitudine. I preparativi delle nozze furono frenetici, gli amici contemponi erano riusciti a convincere, a coinvolgere tutto il paese e tutti aspettavano l'evento con impazienza e curiosità e, come potevano, se potevano, contribuivano alle spese delle nozze. Alla sposa, che tutti chiamavano Adia Valecchia, perché piccola di statura, autoritaria, di carattere, piaceva tanto il vino e le sigarette. Sicuramente la promessa di diventare moglie di cieco le fu strappata una sera tra un boccale di vino e l'altro. Si vedeva lontano un miglio che i due non erano, erano molto diversi tra di loro, dolcezza e semplicità di cieco e sguaiatezza e grossolanità invece di lei. Il giorno delle nozze alla chiesa della Madonna di Loreto fu un evento per tutto il paese ed anche qui chi voleva starsene in santa pace. Per i fatti propri fu coinvolto dallo strampazzare di clacson, urla di gente in delirio per la strada. Fu preparato sul cassone di un camion un vero e proprio trono addobbato con frasche e fiori e su quel trono vennero poi fatti sedere gli sposi dopo la cerimonia e così furono trasportati al clacson spiegato più volte per le strade di Peschici tra schiamazzi, risate e applausi. Cieco finalmente aveva una compagna. La storia durò poco. La vita da eremita che cieco poteva offrire alla sua sposa non soddisfaceva le aspettative di lei, né l'affetto che il povero uomo sapeva dimostrarle a modo suo bastò. E la donna, poco dopo, andò via. Delusione e l'amarezza di cieco fu grande, ma cercò di andare avanti e di riprendere mano a mano le sue abitudini. La sua vita comunque era stata duramente segnata e questo non poteva più essere la stessa. In paese cominciò a scendere sempre più raramente e alla gente che andava a trovarlo appariva sempre più triste e trascurato. Dopo un po' di tempo non si vide più in paese. Un giorno venne trovato nel suo letto rannicchiato. Si era lasciato morire. Cieco, io lo ricordo come una persona misteriosa, buona, piacevole ed è stato davvero triste per me da bambina la prima volta che andai alla festa della Madonna di Loreto e lui non c'era. Mi ricordo che alzai gli occhi in direzione della finestrella sulla facciata della chiesa da dove tutti gli anni nel giorno della festa lui si affacciava per lasciare cadere foglie di alloro sulla gente e rimasi delusa di non vederlo più lì. Questa è la storia. Una storia un po' triste, ma un po' triste, ma rappresentativa di quello che poi poteva rappresentare addirittura un personaggio per un intero paese, per un quartiere, una chiesa, in questo caso così rappresentativo come la Madonna di Loreto. Io comunque ho contato tutto il pubblico, sono andati via pochissimi, senso che se un applauso anche al pubblico presente, perché c'è un personaggio comunque più non è facile, meno triste, non è facile trattenere per tanto tempo, insomma parliamo sempre di libri
dicono che sono indigesti e di solito la sera si cena sempre presto, insomma siamo arrivati a una certa ora. Io direi di chiudere. Posso leggere l'ultimo? È lunga? No. Ah, benissimo, se non è lunga. No, è brevissima. È brevissima. Però penso che sia un personaggio più, diciamo, più caratteristico, più allegro. Si chiamava Tridice. 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 Come il Totocalcio. Ma il suo vero nome era Vincenzo, come tutte, come, ma tutti lo chiamavano Tridice. Era un falegname, aveva la sua bottega in via Solferino, basso di statura, portava i baffi, curvo, sembrava un po' Geppetto di Pinocchio. Era una persona calma, paziente, e i bambini a volte si recavano in gruppo davanti alla sua bottega e per farlo arrabbiare cantavano in coro più volte. 13, 14, 15. E fino a quando però 13 non li sopportava più. E imbrandendo il primo pezzo di legna che trovava a portata di mano, li inseguiva tra schiamazzi e risate per la strada. Tridice era bravissimo come falegname, il suo unico difetto era quello di impiegare tanto tempo per portare a termine un lavoro. Per questo la gente non gli dava molti grandi lavori, gli affidava soltanto i lavori di aggiustamenti, insomma, vai, porte rotte, serrature difettose, vetri che i bambini per strada rompevano con un zip oppure con i palloni. Per noi bambini costruiva invece trainelle, rocciola, strummola, trainela, e la sua bottega era perciò frequentata più dai bambini che da adulti. Noi bambini eravamo impazienti di avere i nostri giocattoli e andavamo tutti i giorni da lui a chiedere, ma lui con la solita calma ci diceva: turno a manì, torni domani. Una folla comunque di bambini stazionava davanti alla sua bottega nei giorni precedenti alla festa della Madonna di Calena, l'8 di settembre. Tutti i maschietti infatti si recavano alla festa di Calena per trainelle e rocciolo a cui legavano poi il fazzoletto con dentro le noci che avrebbero mangiato per tradizione nel boschetto vicino all'abbazia dopo la visita. Per avere la roccia, i ragazzi invece portavano a 13 due matti di vecchie scope, una lunga ed una corta. E 13, in maniera paziente, assemblava le mazze a forma di croce latina, mettendo nella parte bassa dell'asta più lunga una rotellina che faceva poi scivolare la roccia per terra. I ragazzi guidavano la roccia appoggiando la parte superiore dell'asta più lunga su una spalla e mettendo le mani invece sulle due estremità dell'asta più corta. Tridice era anche molto abile a costruire i famosi pettini di legno che erano molto richieste dalle donne. Per realizzarli però Tridice al solito impiegava tanto di quel tempo da far disperare sempre tutte le donne che l'avevano commissionato. Da qui il detto peschiciano: stimma ancora a pettine di 13, per dire di un lavoro promesso o iniziato da parecchio tempo che non vede ancora la luce. Bravo Vincenzo, aveva qualche timore perché non aveva gli occhiali e quindi aveva paura, si è andato benissimo. E ci stiamo proprio lentamente collocando al riposo. C'è una canzone dalla regia, mi dicono che c'è una canzone. È un po' macchinoso il nostro Stefano, abbiamo fatto un tuffo nel passato, però poi dobbiamo chiudere con una promessa. Sì. Adesso non ve lo dico, ve lo dico alla fine. Allora Stefano, Fabrizio Losito, prima abbiamo citato anche un tuo avo. Arciprete. I preti erano personaggi per antonomasia.
Allora, Michele. Vai. Questo ultimo brano si chiama Uva Salgaoia, per i turisti in Basilico. Perché? Allora, quando passava il fidanzato sotto casa, la fidanzata, la scusa che doveva innaffiare il basilico, si guardavano. Ecco, prima abbiamo fatto quando la mamma la faceva. Adesso c'era una specie di serenata che il ragazzo passava sotto casa, si guardavano dal tipo una sorta di Shakespeare, Romeo e Giulietta, no? Però fatta a peschici. Solo che non aveva le trezze la fidanzata, ma lanciava i rametti di basilico così per al fidanzato, per ricambiare il suo amore. Ier sere per sotto passai e campo di fiori e donne d'amore. Ier sere per sotto passai e non la vide. La vide e non la vide, campo di fiori e donne. In manura ma campo di fiori e donne d'amore. Vedi se mi in manura di vasricoia e esco la sua crianza e campo di fiori e donne d'amore. Sua criança prima duia uni per te duia campo di fiori e donne d'amore e buon per te per là al tuo compagno non voglio tu e campo di fiori e donne d'amore, ma voglio tutta la grazia che la padrona. Grazie. Grazie, grazie. Non lo so se siamo riusciti a proiettarvi nel passato. Ci abbiamo provato, Stefano, Vincenzo, Teresa, Franco e Angela soprattutto. Non lo so, io spero di sì, spero che questi pochi minuti passati insieme, pochi, tanti, non lo so, spero siano serviti, insomma, a recuperare anche quel senso della memoria, una memoria abitata. Devi scrivere, devi dirci qualcos'altro? Voglio chiudere con una frase di Francesco Rosso, il quale dice: il Gargano non è ancora mutato interamente e definitivamente. Me ne sono reso conto un mattino all'alba, quando il raglio di un asino mi è entrato con brutale durezza nel fragile cristallo del sonno. Finché ci saranno asini lungo gli angusti viottoli dei paesi, rimarranno anche gli aspetti più vivi dell'antico vagheggiato Gargano. Purtroppo nel 1224 anche gli ultimi asini non ci sono più. Ci restano i reportage Gargano Magico di Francesco Rosso e i ricordi di Angela Campanile, pagine che ci aiutano a riflettere su chi eravamo, su che cosa siamo diventati e su che cosa potremmo diventare. Grazie per l'attenzione a tutti voi. E... sì, però dovevo anche... La promessa. La promessa.
Angela chiude con la mia ricerca continua. Tutto ciò che appartiene al passato suscita in me il desiderio di farlo rivivere. Prometti che continuerai a farlo? Grazie, grazie, buona serata.